Allora, ben ritrovati, mi scuso per ieri che ho dovuto far saltare la lezione, ho chiesto come mi aveva giustamente suggerito se c'era l'aula, ma era stata riassegnata. Avete dubbi, domande prima di andare avanti? Nel frattempo io ho trovato l'occasione per discutere con Nicky Vendola, attacca questo, l'ho incontrato la settimana scorsa, venerdì mattina, era una conferenza a Bologna, e a margine della conferenza gli ho fatto presente che quella, come si chiama, non è una convenzione ma un protocollo d'intesa, non era proprio in linea con l'idea che andava portando avanti. Ma che risposto sul suo sito? Ha risposto sul suo sito, noi abbiamo controrisposto, poi adesso occorrerà ancora. C'è una fase, diciamo, di dialogo per la scrittura della legge della Regione Puglia per software libero nella pubblica amministrazione. Vediamo quello che succede. Oggi siamo anche sul Fatto Quotidiano, e c'è un trafiletto che spiega che c'è questa discussione in atto. Siamo stati sulla Stampa, su altri giornali, va bene. C'è anche la foto della, una piccola foto della home page dell'Associazione per il Software Libero sul Fatto oggi. Ma parliamo dei sistemi operativi. No, prego. Ho un dubbio sul caso di Starvation nella filosofia cinese. Nella? Il problema di filosofia cinese. Non capisco il caso di Starvation. Quando si vede. Starvation di filosofia cinese. Allora, nelle filosofie cena, il caso di Starvation si hanno quando si chiede al filosofo di prendere tutte e due le forchette e rilasciarle tutte e due assieme. Ok, quindi potrebbe essere che le forchette non siano mai disponibili, perché una delle due è occupata. Quale altro caso di Starvation? In riferito a quale esempio? Gestito con il semaforo. Si ricorda il numero del lucido che andiamo a vedere? 640. Allora, andiamo a cercarlo. Qualcuno sotto i lucidi? Okay.
Anche per questo ho preso scheduling, sono io che ho sbagliato quattro gruppi, concorrenza. Come semaforo binario, e questo prende prima l'uno, poi l'altro, ovviamente questo è quello che dà il, questa non dà starvation, da deadlock. E questo è il caso invece di rompere la simmetria che non va. Poi allora cosa dire rispetto a starvation? Allora questa fatta così non dovrebbe dare luogo neanche a starvation, fatta così, perché? Perché una volta per ogni risorsa ci sono al più due contendenti della risorsa, che sono il filosofo a sinistra e il filosofo a destra, la risorsa e il chopstick. E se data la scrittura del codice, quando un filosofo chiede la risorsa, cioè fa la P su quel semaforo associato, si mette in coda, è fermo il semaforo, e quindi non appena l'altro la rilascerà, non appena, quando l'altro la rilascerà, verrà presa da questi. Non può esserci una allocazione ripetuta da parte dell'altro contendente prima che il filosofo che ne ha fatto domanda possa usarla, ok? Perché quindi se l'altro rilascia la forchetta, la chopstick, e poi la rivuole, si metterà in coda. Quindi non un filosofo che vuole mangiare deve prendere prima un chopstick e poi l'altro. Posto che abbiamo visto per altra strada che non c'è deadlock, quindi per esserci starvation occorrerebbe che in una delle due allocazioni occorrerebbe che succedesse qualcosa per cui questo filosofo rimane sempre al palo, rimane sempre fermo ad aspettare. Non può succedere, perché se anche l'altro contendente della risorsa, vuoi quello di sinistra, vuoi quello di destra, in questo momento usa la risorsa, in tempo finito la rilascerà per finite progress, e prima di riprenderla dovrà andare in coda al filosofo corrente. Infatti questo non è il caso di starvation. La starvation si ha quando si fanno soluzioni di questo genere,
per esempio, si mettono 5 semafori, ma non associati. L'abbiamo fatto, se volete, col monitor, il discorso è simile. 5 più che semafori, 5 valori collegati al fatto che i filosofi stiano mangiando, no, che è equivalente a dire prendo le 2 forchette in un solo colpo e le rilascio in un solo colpo. E in quel caso c'è se vengono prese assieme, c'è il caso di starvation per la congiura dei filosofi. La congiura è chiara, il meccanismo per cui... Sì, infatti, pensavo che anche qui ci fosse un meccanismo del genere, per cui ci fosse un caso particolare dove ci fosse starvation per un filosofo. Come fa ad esserci starvation? Infatti non trovavo il caso. Non c'è il caso di starvation qua. Perché quando lei prende... Qui il caso della congiura dei filosofi non si dà. Perché? Perché poniamo, ricordate la congiura, cioè poi il filosofo 0, qui 0 è quello particolare, ma è lo stesso, che rimaneva sempre un palo perché 1, 3, 2, 4, ormai sapete, conoscete i diagrammi di Gantt e questo e così via. Ora, ad un certo punto 0 chiede il chopstick numero 1 che è insieme al filosofo 1. Ognuno prende quello del suo numero e quello del numero più 1, quindi è insieme a quello 1. Il caso sono 2: o 1 ha in questo momento il chopstick o non ce l'ha. Se ce l'ha, come in questo caso, ok, quando in questo punto rilascia il chopstick, 0 prende il chopstick, ok, e prende il primo. A questo punto fa il passo avanti e tenta di prendere 0. Ok? Tenta di prendere 0. Se volete è in concorrenza in questo momento con 4 che per primo vuole prendere che prende 4 e vuole prendere 0. Uno dei due arriverà per primo. Se arriva prima 0 mangia lui e quindi non è starvation. Se arriva prima 4, in questo punto mangia. Forse no, scusate, ho sbagliato, 1, 3, 4, 4, se no, 1, 3, quindi sarebbe qua. Comunque, se quando è finito 1, 4 entra in contesa e questo lo può fare cambiando anche gli indici, non è che debba essere per forza lo 0 che quello che si comporta al contrario ad avere questa situazione. Se lo fa con tutti gli altri, siccome lo alloca una alla volta, una volta che l'ha allocato lo tiro fuori dal gioco, non riesce a creare starvation. Ok? Altre domande? Allora, di che cosa parliamo oggi? Nonostante non abbia ancora pubblicato i lucidi, incomincerei a parlare dell'architettura della macchina. Lo facciamo in maniera soft e poi vediamo man mano di
che arriva la macchina di processare meglio. Comunque, considerazione numero uno, la macchina che avete a disposizione, l'emulatore, è un emulatore parallelo, ma se non attivate gli altri processori si comporta esattamente ed è retrocompatibile con la macchina attuale che è monoprocessore. Nelle macchine, quando fate il punto di una macchina multiprocessore, cosa succede? Perché questo non ve l'ho mai raccontato. Voi sapete come fa una macchina a far boot? Allora, il processore all'inizio parte con la propria esecuzione da una istruzione a un indirizzo predeterminato. È built in nel processore, parte un indirizzo e da lì parte a eseguire. Di solito a questo indirizzo viene posto una routine del ROM del sistema che incomincia a fare i primi passi per il boot. Questa routine può essere più o meno complicata a seconda dell'architettura che avete sotto le mani, va a cercare un programma per il passo successivo di boot. Di solito questo programma viene posto in una posizione predeterminata di unità di unità di memorizzazione, il famoso boot block dei dischi. Quindi questo programma della ROM carica un altro programma che sta nel boot block. A questo punto il programma che sta nel boot block carica, è proprio una tipo matrioshka, carica, però la facciamo in maniera semplificata, il kernel. Ora però, se avete una macchina multiprocessore, come fate? Qual è? Partono tutti, avete quattro core, tutti e quattro i core partono a eseguire il programma della ROM? Sarebbe un casino. No. Ne parte uno. Alla partenza attiva uno e poi attiva gli altri. Allora, anche nella nostra macchina ci sarà un'istruzione per attivare gli altri core della macchina. Quindi se lo usate senza chiamare questa istruzione, vi ritrovate con la macchina con un core ed è equivalente alle vecchie macchine. Torno ancora un attimo al discorso del boot per dirvi, vi ho semplificato il passaggio perché vi devo fare due discorsi. Prima è che vi ho semplificato il passaggio, cioè il programmino che sta nel boot block è dell'ampiezza di qualche centinaio di byte. In qualche centinaio di byte potete anche spaccare il bit in 4, ma non fate delle cose molto complesse. E allora come si fa? Beh, tanto per dirvi il caso di Linux, prima si faceva veramente così e c'era la necessità di avere un programma di boot molto molto semplice, Lilo. Lilo stava lì, ma come faceva a trovare il kernel nel file system? Lilo, quando veniva istruito Lilo per dire guarda che il kernel lo trovi a questo, quello, quell'altro blocco. E quindi se nel file system voi aveste cambiato il file del kernel, Lilo non riusciva più a far boot perché si spostavano i blocchi e non riusciva più a far boot. E infatti bisognava sempre ricordarsi con Lilo di rimettere a posto Lilo tutte le volte che si cambiava il kernel. Adesso abbiamo Grub, che è un bootloader molto più elaborato. Grub infatti vedete che fa una prima
Se vedete le scritte che vi dà, dice second stage, come se fosse lo stadio. Vi ricordate i missili che andavano sulla Luna, che avevano gli stadi? Il primo stadio è quello che sta nel boot block, che carica un programma che a questo punto può essere più complesso, che è il secondo stadio del boot. Vedete, andiamo ancora avanti con la matriosca, la ROM, il boot block che carica un boot loader più grosso, essendo più grosso può anche capire i file system, e quindi si ricorda solo che deve stare, che l'elenco dei file da cui può far boot sta in un file nel file system che si chiama menu list, e gli stessi kernel sono dei file del file system e va a calcolare dove trovarli. Quindi basta che rimettiate un file nella stessa posizione e il gruppo è in grado di fare il boot. Comunque, veniamo alla nostra macchina. Allora, Mauro Marziani è l'autore originario delle macchine, infatti si chiama MPS la macchina, è un emulatore di MIPS, tutti pensano che sia un acronimo di MIPS, invece la prima M sta per Marziani, è autocelebrativa. MIPS è una macchina RISC. E viene emulata nella sala di istruzione in maniera talmente fedele che il codice che viene eseguito viene generato da QCC, cioè il compilatore standard, in modalità di cross compiler. Vi ricordate che quando abbiamo parlato di come si porta un sistema operativo da una macchina all'altra abbiamo visto i vari fasi? I compilatori possono funzionare in un'architettura e generare codice per quell'altra. Quindi, se come penso voi avete macchine con architettura Intel a 32 o 64 bit, voi userete il compilatore e genererete codice per MIPS. MIPS è una bellissima architettura, pulita dal punto di vista didattico, ottimale. È presente, non è un'architettura teorica, la trovate in molti access point, in sistemi embedded, una intera generazione di, non vorrei sbagliarmi, ma i Dreambox devono avere almeno una generazione. Sapete cosa sono i Dreambox? Sono dei ricevitori satellitari digitali terrestri, visto che sono i giorni, non so quanti parenti anziani abbiate in famiglia, ma in questo periodo si fa la scuola a risintonizzare i televisori. Comunque, che sono in realtà delle macchine Linux e hanno un processore MIPS. Quindi non è un'architettura teorica, ma un'architettura reale. Ed è dal punto di vista didattico molto pulita, perché è RISC ed è strutturata molto bene, tant'è vero che esiste un bellissimo libro, Hennessy Patterson, che dal punto di vista della didattica ottima vi costruisce un processore MIPS a passi successivi. Parte da un processore MIPS capace di fare poche operazioni, aggiunge man mano operazione fino ad arrivare all'intera architettura
in modo che potete vedere anche come è stata costruita dal punto di vista circuitale il processore. Noi abbiamo scelto questa architettura proprio per questo motivo. È una tradizione che viene da lontano questa, perché prima di utilizzare questa macchina noi utilizzavamo una macchina che emulava un PDP-11, la seconda macchina su cui ha funzionato Unix. La prima era un PDP-10, la seconda era un PDP-11. Anche quella aveva una bella struttura e avevamo degli sistemi operativi didattici. Nella comunità della didattica dei sistemi operativi ci sono vari progetti. Alcuni si basano sull'usare hardware reale, cioè dire fate un altro kernel per il vostro personal computer. Tipicamente si finisce con una complessità enorme dovuto al fatto che in queste macchine reali ci sono tanti device che hanno tanti particolari dettagli da combattere per farli funzionare, e quindi non si riesce a fare un esercizio, diventa molto complesso. Allora c'è un'altra scuola di pensiero, la scuola di pensiero dal Tannenbaum alla Minix, cioè di dargli un sistema operativo completo, funzionante, didattico, e fare gli esercizi per modificare questo o quella parte. Questo ha una valenza didattica, ma si finisce per non perdere di vista la completezza del problema. Uno si focalizza a guardare un particolare file system piuttosto che della gestione processi e non vede l'intero problema. Di progetti come il nostro ne esiste uno famoso che si chiama Nagios, che vede la macchina virtuale, la macchina emulata, come una gerarchia di oggetti, e praticamente lo studente si trova a compilare il proprio kernel con il codice della macchina e lancia un eseguibile che è l'unione del kernel più la macchina. Questo l'abbiamo fortemente criticato perché non si fa così nelle macchine reali. Non è che voi vedete la macchina che fa boot, non è che compilate l'hardware con il software, è difficile anche. Allora noi abbiamo preso la nostra tradizione di chip, che era l'emulatore PDP-11, e Hodla, il nostro sistema operativo nostro, noi l'avevamo adattato, era di Cornell, il nostro sistema operativo diciamo sperimentale, e abbiamo deciso di trovare un'architettura più moderna su cui fare gli esperimenti, e la scelta è andata appunto su MIPS. Quindi non si usano architetture hardware reali, sono troppo complesse, non sono pratiche dal punto di vista didattico e richiedono investimenti. O usate i vostri personal computer, allora sono tutti eterogenei, oppure alcune università compravano delle schede di sviluppo hardware tutte uguali per gli studenti per far fare gli esperimenti, ma a quel punto diventa un costo. Quando si fa un hardware emulato ci si mettono dentro le caratteristiche esatte per la sperimentazione che si vuole fare. Tra l'altro se avete un hardware reale, tra l'altro il problema è anche tirar fuori dall'hardware reale gli errori. Il kernel non fa boot,
Non è che in un hardware, quando, prima di aver fatto boot, potete avere su uno schermo una cosa che vi dice non sono riuscito a far quello. Se avete mai lavorato con sistemi embedded, è un guaio. Si mettono, bella grazia, se riuscite ad avere una linea di PIO, programmable IO binario, a cui attaccare un LED e mettete un sacco di if per dire se accendi il LED vuol dire che qua sono arrivato, perché non essendoci device a disposizione è uguale. Invece se avete una macchina emulata potete, questa volta sì, senza avere problemi con il fatto che il sistema sia realistico, attaccare il sistema di sviluppo e attaccare il sistema di debugging, in modo che sì, la macchina risponde come se fosse una macchina reale, però potete avere una finestra in cui vedere i valori dei registri, in cui vedere a che program counter è arrivato adesso, dire se arriva, se chiama quella funzione, oppure se va a cambiare il valore di questa variabile, fermati, che voglio andare a vedere che cosa sta combinando. L'unica controindicazione, se volete, delle macchine emulate è che sono lente. Ma se state facendo un esercizio didattico e quindi la complessità non è alta di complessità computazionale di quello che state facendo, cioè la quantità di calcoli, non è un bug, è una feature, perché anche andare a vedere un errore di una cosa che evolve molto rapidamente è un guaio. Nelle macchine reali non è infrequente che vengano rallentate l'arte per capire che cosa succede a un certo punto. MIPS è il vero processore. All'inizio abbiamo fatto MPS, che era proprio la copia esatta. C'era un problema che abbiamo scoperto con le nostre prime cavie, cioè i vostri colleghi di un po' di anni fa. Il problema era la MMU. MIPS con la sua MMU ha la MMU non disattivabile, cioè il mapping, la gestione della paginazione in memoria è sempre attiva. Questo faceva in modo che il muro d'ingresso, la difficoltà d'ingresso a lavorare sull'emulatore fosse alta, perché per andare a trovare dove era memorizzata una variabile in memoria bisognava andare prima a capire come funzionava la MMU e scoprire da quell'indirizzo logico come fare a ottenere l'indirizzo fisico per andare a vedere che valore aveva. E questo abbiamo visto che creava difficoltà negli esercizi. A questo punto abbiamo creato la micro MPS machine, quella U davanti, in realtà dovrebbe essere la MU micro, perché o meglio micro MPS, perché dove abbiamo messo una MMU semplificata. Cosa significa? Che durante le prime fasi, anzi per voi direi tutte le fasi, voi non accendete la conversione automatica, la conversione di indirizzo, quindi avete un accesso in memoria diretto. L'indirizzo che vedete nell'esecuzione è l'indirizzo fisico. Perché MIPS R3000, adesso nella nuova macchina aggiungeremo alcune istruzioni di un set successivo. Perché è facile da capire
alle feature che ci interessano, la documentazione è ampiamente disponibile, cioè non è un set di istruzioni che ci siamo inventati, e non è che vi dobbiamo dare il manuale del nostro assembly o il manuale del set di istruzioni. Li trovate tranquillo, qualsiasi documentazione ufficiale Mix va bene per l'esercizio. Poi GCC, se andate in Wikipedia trovate le informazioni e i manuali. Cosa contiene il nostro emulatore? Contiene, lì c'è scritto 1, il nuovo conterrà più processori MIPS con il coprocessore 0 che impareremo a conoscere, è quello che gestisce gli eventi asincroni e altre cose. Manca il coprocessore 1, che per MIPS sarebbe il coprocessore virgola mobile, quindi non potete fare operazioni virgola mobile, floating point, ma per fare un kernel non serve. Notate che se fate se nel vostro codice usate dei floating point, la compilazione avrà successo. Quando l'andate a eseguire, vi dice vi ritorna una 3 con processore mancante. Ok? Poi avete ovviamente una RAM, avete una ROM, e in questa ROM troverete delle funzioni che vi abbiamo dato noi, ad esempio la funzione per fare Bootstrap, non la dovete scrivere voi, ve la diamo già per fatta, e altre funzioni utili che man mano troveremo. Poi vi diamo un insieme di device. Time of day clock, che è quello che serve per creare l'interval timer, no? Poi avete dei dischi, dei nastri, avete, non lo useremo, c'è un'interfaccia di rete, ci sono stampanti e terminali. Quanti? È definibile in fase di configurazione della macchina, fino a 8 per tipo, tranne ovviamente il time of day clock che è unico. Poi avete a disposizione il kit di sviluppo, una grafica di user interface che stiamo cambiando, il compiler e il tool di debug. Sì. No, non ho capito fino a 8 di cose. 8 terminali, 8 stampanti, 8 dischi, ogni tipo di unità, 8 interfacce di rete. Per ogni tipo di device ne potete chiedere quante ve ne servono. Sì, l'avevamo messo di qua. Perché MicroPS? Perché avere la virtual memory dal principio aggiunge complessità non necessaria. MicroPS e MPS le abbiamo compilate su FreeBSD e GNU Linux, sia su x86 che su PowerPC. E c'è anche un porting che hanno fatto su Solaris. Questa è l'architettura. Avete un passo, al basso sono attaccati, adesso il processore, ce ne saranno attaccati di più. Poi c'è la RAM, ROM, i controller con i device. Ecco, una particolarità è quella che abbiamo semplificato al massimo la gestione dei device.
tutti i device sono fatti uguali. Tutti i device hanno una... vi ricordate, quando volete chiedere di fare un'operazione di putout dovrete scrivere su bus degli indirizzi specifici ai quali risponde il device. E quando i device finiscono vi mandano un interrupt. Quello che abbiamo fatto è di aver fatto in modo che dischi, nastri, stampanti, tutti hanno quattro voci di memoria per colloquiare. È ancora una struttura abbastanza standard, cioè avete una fra le quattro voci è la voce che si chiama command, dove dite è l'ultimo da scrivere, mettete a posto gli indirizzi dei buffer, quello che c'è da mettere a posto, alla fine scrivete nella, come scrivere in memoria all'indirizzo che è quello del command del device, e quella struttura corrisponde ad attivare l'operazione di putout. Quindi arrivo subito, relativamente a una macchina reale, sì, ho visto che mi ha fatto una domanda, relativamente a una macchina reale avete la semplificazione che non dovete andare a prendervi il data sheet di quel specifico chipset dell'interfaccia di rete, andare a studiare qual è l'indirizzo, cosa vuole, perché è molto semplificato. Prego. Perché mio compagno da casa non riesce a sentire l'audio. Non riesce a sentire l'audio? Qui sembra partire l'audio. Anzi, è delle due, è un po' troppo alto di volume. No. Cosa? Qui, no, qui mi sta il meter. Come facciamo per provare? Il problema è che voi avete sempre da qua quel... Yes, unico it barra tilde renzo barra live, lo scritto bene? Ho scritto accelente posto. Questa carta
Sto riascoltando ciò che sto trasmettendo con il ritardo, quindi se ci riesco io ci riesco anche lui. Tra l'altro avete già sentito per la quarta volta buoni, perché il microfono prende anche l'altoparlante, allora siete molto buoni, ok. Consiglio ULC perché è un bellissimo, bellissimo tool. Lo usate in ULC? Certo. Molto, è molto completo, comodo e c'è in tante architetture. Allora, dove eravamo arrivati? Che i device sono tutti simili e questo semplifica di molto la vita. Può sentire se il suo collega... Cosa? Stiamo provando a sentire se è riuscito a... Come comunicato? Pensavo in qualche chat o qualche... Allora... Vedete come è fatto dentro il processore, avete la CPU, le macchine RISC hanno tanti registri, proprio perché le macchine RISC hanno necessità di scambiare dati con la memoria, perché non avete le istruzioni che possono fare memoria e memoria. Un'istruzione o lavora nella CPU, quindi solo con registri, o ha un indirizzo di memoria, ma nessuna istruzione di una macchina RISC ha più di un indirizzo di memoria. Quindi, anche solo per spostare un dato dall'indirizzo X all'indirizzo Y, dovete caricarlo su un registro e scaricarlo. Per questo, le macchine RISC tipicamente hanno molti più registri. Nella fattispecie, MIPS ne ha 32. Poi ci sono due registri, tre registri speciali che sono il program counter e high and low, sono i due registri, avrete visto dall'architettura l'anno scorso, che servono per le moltiplicazioni e le divisioni, perché quando fate moltiplicazioni e divisioni di interi ampi una voce, se fate una moltiplicazione ottenete un risultato di due voci. Per fare la divisione dovete prendere un dato da due voci e separarlo. Dall'altra parte c'è CP0 che ha dentro la MMU, la Translation Look Ahead Buffer, che sarebbe la... Sapete, l'avete visto l'anno scorso la MMU, che hanno una specie di cache della tabella delle pagine per poter lavorare velocemente. La TLB è questa cache e ovviamente c'è il controllo della cache. Abbiamo emulato la macchina esattamente come fa la macchina, quindi è emulata la pipeline. Sapete, le macchine, anche in particolare quelle RISC, ma tutte, quelle CISC a livello di microistruzioni, tendono a eseguire più istruzioni contemporaneamente a diversi stadi di avanzamento. Sono come delle catene di montaggio. Ogni blocco funzionale della macchina, se sta eseguendo la sua funzione sull'istruzione
ennesima ha il blocco funzionale precedente che sta già lavorando all'istruzione n più n'esima. Ok? In particolare MIPS ha una pipeline a 5 stadi. C'è il processamento dell'istruzione, la lettura, l'ALU, la gestione di accessi in memoria e write back sui registri. E questo però ha una piccola controindicazione. Di solito le cose vanno fatte bene, ma talvolta esistono i salti. E quindi se esistono i salti, può darsi che voi dobbiate cambiare la prossima istruzione. E quindi può darsi che perché se voi state eseguendo l'istruzione ennesima, ma avete nel blocco funzionale precedente la n più n'esima, quindi il prossimo step viene spostato tutto avanti, e l'istruzione ennesima dice no, devi cambiare il program counter, vuol dire che la n più n'esima avete incominciato a elaborarla ma non va elaborata perché avete saltato. Ok, questo succede al secondo blocco, e quindi c'è il cosiddetto delay slot tipico delle macchine RISC. Se voi nella codice assembler scrivete branch da qualche parte, l'istruzione dopo viene fatta anche se voi avete saltato, e di solito infatti si mette NOP. Oppure i compilatori più furbi vedono se possono mettere lì qualcosa che venga fatto in ogni caso. Ok? Ma anche in questo l'emulatore è coerente con la macchina reale. Quindi se andate a leggere, vi chiedo scusa un secondo, il codice assembler GCC-S grande funziona anche nel cross compiler, e avete il sorgente assembler del codice che andrete a seguire sull'emulatore. Se andate a leggere il codice assembler scoprirete che dopo il salto spesso, quasi sempre, c'è un NOP, e vi domandate perché fa NOP, significa no operate, nulla, non fare nulla, appunto perché quello è delle slot che se no farebbe cose sbagliate in caso di salto. Vi capiterà di guardare l'assembler, perché quando andate a fare debug col processore voi vedete una dopo l'altra l'istruzione assembler. Per capire a che punto del programma siete dovete andare a vedere la corrispondenza del vostro sorgente C con il sorgente assembler. Ok, altri problemi, caricamento, questo è il caricamento ritardato, questo lo fa in automatico. Ponete ad avere un'istruzione che scrive in memoria con l'istruzione dopo che legge dalla memoria lo stesso indirizzo. In realtà se prendesse il dato che ha letto veramente dalla memoria, l'ha letto troppo presto, allora ci sono dei circuiti interni che si preoccupano di riconoscere queste cose. Delay branch, va bene, quello che vi dicevo, è al secondo passo che viene fatto questo il branch, e quindi c'è il delay slot per il... Ok, RISC pipeline 32 registri. C'è una particolarità, sono in realtà 31 registri. Il registro 0 è dev null, è come dev null, qualsiasi dato voi scriviate nel registro 0 viene perduto, qualsiasi cosa leggiate dal registro 0 vi dà 0. Ok? Questo consente di essere RISC, di avere poche istruzioni.
Non esiste, per esempio, nessuna istruzione che sposta il contenuto del registro da un registro all'altro. Se volete spostare il contenuto del registro 1 nel registro 2, voi fate somma registro 1, registro 0, registro 2. 0 è sempre 0. Ok? Se volete fare un confronto, non esiste l'operazione meno di confronto, ma l'operazione che fate, andate a controllare che valore, se è maggiore o minore di 0. Quindi se fate la sottrazione fra due registri e mettete l'output, mettete come registro destinazione il registro 0, ottenete che il risultato viene perso, ma avete i flag che si accendono per sapere se è positivo o negativo il risultato, quindi se uno è maggiore dell'altro meno, ok? Questo per avere poche istruzioni potenti che fanno tutto. Ci sono delle convenzioni, ma sono convenzioni. A questo punto non è più il processore ha solo come standard che il registro 0 è 0, però quando mettete un processore all'interno di una struttura si fanno delle convenzioni. Per esempio il 26-27 sono riservati all'uso del kernel e quindi vengono chiamati $K1 e $K0. High and low sono quelli altri registri, no, oltre a questo ci sono fuori high and low e program counter. Con processore 0, intanto il processore 0 gestisce i due stati del sistema, kernel mode e user mode. Ok, e quindi è un sistema protetto questo. È un sistema dove potete fare dei sistemi operativi che danno, che creano sistemi di protezione. Gestisce le eccezioni e la memoria virtuale. Il CPU0 ha 8 registri. Il registro di stato, lo guardiamo, per le eccezioni ci sono due registri, la causa, arriva un'eccezione, quindi che cosa succede? Si blocca l'esecuzione corrente e si fa un salto, quindi bisogna salvare da una parte il program counter che era in funzione al momento che ci siamo bloccati, infatti APC sarebbe il program counter dove era arrivata l'esecuzione al momento dell'eccezione. E poi cause dice qual è stato il motivo dell'eccezione. Poi ci sono dei 5 registri che servono per la memoria virtuale, o meglio per accedere al TLB. Voi in realtà l'accesso a queste cose l'avrete semplificato dalla ROM. Ad esempio, nella ROM troverete un meccanismo che fa il refill automatico della TLB. Di fatto, quando c'è un TLB miss, cioè vado a cercare un indirizzo, non trovo la corrispondenza dell'indirizzo nella TLB, viene generato un'eccezione, un interrupt, una trap, e a quel punto ci vorrebbe una routine che va a prendere dalla tabella delle pagine che è in memoria e riempie la TLB. Una volta riempita la TLB si fa ripartire l'esecuzione e l'istruzione ha successo. Nel riempire la,
la TLB, potete avere due case: o avete la pagina in memoria e allora va tutto bene, basta metterla entro, oppure addirittura un caso di page miss, page fault, cioè la pagina non è mappata in memoria e quindi bisogna andare a prendere la pagina. Bene, la parte di refill ve l'abbiamo già data, fatta nella ROM del sistema, quindi voi non ve ne accorgete, mettete la tabella delle pagine in memoria e se la TLB manca l'elemento, a quel tipo di eccezione risponde il DAIS che rimette dalla memoria la pagina se la pagina è alla flag di pagina valida. Se la pagina non è valida, allora manda una trap al vostro sistema operativo e quella la dovrete gestire, chi lo farà, nella fase 3 quando gestite la memoria virtuale. Ma a parte questo, che questo problema, caso specifico, ne riparleremo, l'idea è di farvi capire che molte delle cose che vedete vi vengono semplificate dalla Endianess. Se prendete un vero processore MIX, è un gioiellino anche da questo punto di vista. Sapete che ci sono le macchine Big Endian e le macchine Little Endian. Il vero MIX è Big Endian e Little Endian. Ha un pin che, se mettete, non mi ricordo più se è 0 e 1, comunque se gli mettete da un lato è Little Endian, lo mettete dall'altro è Big Endian. Quindi lo stesso processore funziona come volete voi. Nell'emulatore, per semplificarci e semplificarvi la vita, noi seguiamo la Endianess della macchina ospite. Quindi se prendete MicroMPS o MPS e lo fate girare su un Intel che è Little Endian, sarà un mix Little Endian. Se invece lo fate girare su PowerPC e Big Endian, avete un mix Big Endian. Questo perché? Perché se avessimo creato una discrasia, come si dice, una differenza fra la macchina emulata e quella reale, a ogni istruzione avremmo dovuto girare byte. Va bene che ho detto che essere lento talvolta è una feature, ma essere ferma diventa una complicazione. Quindi vi dicevo che il coprocessore in virgola mobile non c'è e quindi vi trovate una trap se provate a fare un'operazione in virgola mobile. Anche questo, qualcuno può dire, è un caso strano, perché un processore non deve avere la virgola mobile. Beh, se prendete gli access point, io direi che il WRTG54 sia un mix. Avete in mente OpenWRT? Qualcuno ci ha mai giocato? Sono dei access point su cui potete caricare un intero sistema operativo e gli potete far fare file server, piuttosto che qualcuno ci ha fatto il centralino telefonico sull'access point usando Asterisk. Perché sono in realtà delle macchine, uno ci mette quello che vuole, uno dovrebbe poter mettere sulle proprie macchine quello che vuole. Quelle macchine non hanno processore virgola mobile, perché che una macchina pensata per fare smistatore di pacchetti, cosa se ne fa della virgola mobile? Vabbè, facciamo un inciso e vediamo, perché ogni tanto mi pongo.
pongo il problema di andare a memoria e magari mi davi informazioni non corrette. Ecco, questo è la macchinetta. Se non sono mix sono arma. Che cos'è? Sì, vedete che è MIPS product. Uno dice, mi hai detto MIPS, ma questo è Broadcom. State attenti che MIPS, ARM, sono degli standard. Quindi non è che quella sia la marca del processore. Quello è il tipo di processore. Poi processori della ARM o processori ARM MIPS li troverete prodotti da tanti produttori diversi che rispettano lo standard. E l'altro è, che vi dicevo, che forse questo Dreambox sto pensando di comprarne uno, però il problema è che sono costosetti, però sono divertenti. Ecco, vedete che usavano un'architettura PowerPC, adesso usano architettura MIPS. Quindi questo per dirvi che il processore sul quale andate a lavorare non è un processore teorico, inesistente. Piacerebbe sapere perché non ha fatto. Non è un processore teorico, inesistente. Va da sé che, spero sappiate, Big Endian sarebbe il modo corretto di fare le cose. Alcuni dicono Big Endian, Little Endian è solo una questione di tradizioni, se basta che il codice sia d'accordo col processore, quando praticamente il processore si scrive i dati in Big Endian e li legge in Big Endian, non se li scrive Little Endian e se li legge in Little Endian, non se ne accorge. Il problema si ha quando uno dovete fare far parlare macchine Big Endian e Little Endian, e tra l'altro non potete fare conversioni automatiche perché dipende dal tipo di dato che scambiate, perché se scambiate dei caratteri per tutti la sequenza dei caratteri è la stessa perché è un byte dietro l'altro, se invece poi macchina 32 bit 4 byte successivi le rileggete come interi, macchina Big Endian e Little Endian a parità di configurazione di bit leggono cose diverse, e quindi per fare le conversioni dovete sapere se quel byte è un byte di una stringa o se è un byte che fa parte di un intero. Oppure l'altro caso in cui ve ne accorgete è se scrivete 4 caratteri in memoria e lo rileggete come un intero. Nel caso che abbiate un Big Endian, se mettete 4 caratteri successivi in memoria, che ne so,
A di 0 uguale 1, A di 1, 2, e sono 4 caratteri. Ok? E poi rileggete il vettore di carattere A come U32T fa indirizzo, niente indirizzo perché è un vettore A, quindi rileggete questo come un intero, oppure fate una union. Se avete un big endian, vi ritrovate ciò che vi aspettate, cioè lo scappate in esadecimale 01, 02, 03, 04. E quindi è comodissimo il big endian per fare debugging, perché avete quello che vi aspettate. Lo fate lettorendian e vi trovate 0x, 04, 03, 02, 01. Ok? E tra l'altro, ponete di fare del codice come quello che ho fatto io l'ultimo weekend, che ha bisogno di esaminare, fa il locking degli IP che passano attraverso uno switch, e quindi prende dei dati dalla rete e deve catalogarli, e i dati sulla rete hanno le informazioni catalogate secondo il standard del protocollo, che è stato detto, non è come vanno messi i dati, quindi è indipendente dalla endianess. Allora il gioco a quel punto consiste nel scrivere il codice in maniera che sia indipendente dalla endianess del processore, perché devo scrivere un programma che quando in distribuzione me lo vanno a compilare su file PC non smetta di funzionare. Allora bisogna fare quei giochi in maniera tale da calcolare che il codice che uno scrive funzioni nello stesso modo, o nel mio caso funziona in modo diverso ma diciamo equivalente, sia in caso big endian o little endian. Vabbè, allora gli indirizzi in memoria, è una macchina 32 bit la nostra emulata, e tutti gli indirizzi in memoria sono pensati come 12 bit di indirizzo all'interno della pagina, e i rimanenti 20 che sono l'indirizzo del frame in memoria. Quindi la pagina, le nostre pagine saranno da 4K, perché usando 12 bit per l'offset all'interno della pagina, l'ampiezza è 2 alla dodicesima. Quando andrete a usare la memoria virtuale, l'indirizzo sarà fatto in questo modo: avete 2 bit che identificano il segmento, ne avete 18 che identificano la pagina, e i 12 finali l'offset. Quindi la MMU, sulla base di segmento e pagina, calcola qual è il frame in memoria corrispondente, e invece la parte offset viene solamente copiata. Ok? Quindi in realtà la memoria viene vista, quando usate memoria virtuale, in tanti blocchetti da 4K, e il mapping viene fatto scambiando la parte alta dell'indirizzo. Quindi abbiamo abbiamo due processi diversi, avremo in fase 3 due processi diversi, tutte e due fanno riferimento al proprio indirizzo 100.000 esadecimale,
anzi 100.002 esadecimale, lasciatemi per non dire 1.00 dirlo con modo decimale anche se non lo è. Ora 100.000, quindi 1 con 5 zeri sono più di 12 bit. Anzi, quanti sono? Sono 20 bit a 0 con un 1 in testa, ok? 100.000. Quindi vuol dire che il segmento 0 è la pagina numero 100.000 ne ha 20, gliene tolgo 12, ne rimangono 8, e quindi è la pagina 100 offset 2, ok? Allora a questo punto la NMU dice: se tu sei processo 1, per te la pagina 100 sta nel frame 200, e quindi il processo pensa di accedere al suo indirizzo 100.002, ma in realtà in memoria va all'indirizzo 200.002. Il processo, l'altro processo dice: anch'io voglio l'indirizzo 100.002. La NMU dice: per te la pagina 100 sta nel frame 400, ok? E allora quando va in memoria andrà all'indirizzo 400.002, ok? E facendo così si ha quel mapping fra indirizzi logici e indirizzi fisici, proprio perché questo metterlo fin dal principio era complesso. Questo lo vedrete solo quando andrete ad accendere quel bit che dice accendimi la conversione. Per il momento è in fase all'inizio, cioè appena fate partire la macchina, la conversione è 1-1, quindi l'indirizzo logico e l'indirizzo fisico. Lo status register. Vediamo i vari capi. Ci deve essere nella interrupt enable. Cosa significa? È vero che c'è la maschera di bit e deve essere più avanti. Vedete l'interrupt mask. Se avete l'interrupt mask, poi potete bloccare l'interrupt, ma per farvi le critical section voi potete anche togliere, abbassare quel bit interrupt enable, e voi senza cambiare la maschera li togliete tutti e li riabilitate quelli della maschera. Poi vedete kernel use, modo kernel, modo use. Poi avete virtual memory, è appunto la memoria virtuale abilitata o non abilitata. Bootstrap extract vector è un vettore, quello non lo userete. E CU è di sola lettura ed è la maschera dei coprocessori usabili. In realtà, se è tornato un attimo a lucido prima, vedete che lì qua giù di kernel user ne avete 3, così come VM ne avete 3. E uno dice: perché ne ho 3? È perché quando arriva un interrupt voi andate nel nuovo stato, e il nuovo stato comprende anche se la memoria virtuale la volete accesa, spenta, se è in kernel mode o non è in kernel mode. Ma vi dovete ricordare in che stato eravate prima per poterlo ripristinare. Allora quei tre funzionano un po' come uno stack. Quando avviene un interrupt vengono i tre stanno per current
previous e direi old, cioè stanno uno dietro l'altro. E in modo che così vedi, voi che ne so, rimanete, andate in kernel mode per sostenere l'interrupt, dovete ricordare che prima eravate in modo user, per poter ripristinare in modo user. Magari potete anche avere l'idea di gestire un interrupt nidificato nell'altro, allora quando arriva il secondo interrupt non eravate in modo user, ma eravate in modo kernel, quindi dovete ripristinare in modo kernel di prima e quando esce dal secondo interrupt ripristinare in modo user. Ok, quindi funziona come uno step. Lo stato è bootstrap, il coprocessore 0 è abilitato ma la memoria virtuale vi ho detto è spenta. Vabbè, quello non mi interessa, per ora no. È in kernel mode e notate, vi ho detto il boot c'è un indirizzo specifico da quale partire che è stampato nel codice del processore e quello è, guarda caso, un indirizzo della ROM. Niente, facciamo 5 minuti di pausa adesso perché adesso è finito. Allora il nostro collega mi ha detto, ma nel sito ci sono scritti dei libri su cui è descritta questa roba. Questo è il libro che descrive l'architettura della macchina. Questo è il libro che descrive il progetto originario. Di solito il progetto che facciamo è una modifica del progetto originario. Questi libri sono disponibili, rilegati e stampati da Lulubook, quindi potete, se volete, prendere da Lulubook. Costa un po' la spedizione, ma se siete più persone che chiedono il libro potete ammortizzare i costi di spedizione, però sono disponibili anche in PDF sul Forge, perché la licenza è una licenza che consente, dove l'abbia messa la licenza, comunque ci deve essere da qualche parte, consente la replicazione. Comunque se andate a fotocopiarli, abbiamo chiesto a Lulubook di pubblicarli senza, mettendo a zero la voce di compenso agli autori, quindi è solo la mero il mero costo di stampa, rilegatura, e studenti degli anni passati l'hanno trovato più conveniente che non andare in copisteria, vedete voi. Comunque io non sono legato a queste cose, cioè io non capisco i colleghi che tentano di farsi un secondo stipendio obbligando gli studenti a comprare il loro libro, lo trovo non coerente, non corretto, e quindi io lo voglio in questo modo qua, ok? Va bene. Uno dice perché non l'hai messo solo in PDF, l'hai messo anche così, perché nessuno, purtroppo nell'Accademia, accade anche che purtroppo nel XXI secolo aver scritto della carta è considerato in maniera diversa da aver scritto un file, e quindi per dire di aver scritto un libro non posso dire questo è il libro, devo anche far vedere il libro. Misteri, non chiedetelo a me. Comunque sono comodi questi meccanismi. Se fossero poi fatti anche meglio, sarebbero veramente la nuova
il nuovo modo di fare editoria. Al giorno d'oggi i testi dovrebbero essere divulgati liberi in formato elettronico e bisognerebbe pagare il servizio di chi fa la stampa, la rilegatura. Pensate quanti risparmi, non ci sarebbero risme di carta che vagano per il pianeta, magari invendute, buttate perché sono state stampate n copie e ne sono state vendute m, con m molto minore di n, no? Non ci sarebbero da pagare magazzini per mantenere tutta questa roba. E sarebbe incentivata la creatività e non la replicazione. Però questi sono discorsi. Allora, prima abbiamo visto il registro del Stato, adesso guardiamo questo registro, che è il registro per le eccezioni. Avete questi campi, quella parte che vedete in grigio sono parti del registro che non sono utilizzate. Quindi se lo leggete vi va a zero, se lo scrivete va perso. Quindi vedete, se siamo nel delay slot, nel delay branch, quindi voi non lo usate nemmeno, ci pensa il processore. IP è una maschera che vi indica quali sono le linee dove ci sono pending interrupt. Voi siete con gli interrupt mascherati e volete controllare se ci sono degli interrupt pendenti per vedere, prendere decisioni. Lì lo potete fare. In realtà poi scoprirete che due di queste sono in sola lettura tranne 2 bit, perché l'idea che sta alla base dell'architettura nostra, ma è abbastanza come si dice, verosimile, molte architetture fanno così, è che tutti gli interrupt devono essere confermati, acknowledged. Un terminale alza la linea di interrupt, fino a quando la tiene alta? Fino a quando voi non dite ok, ho capito, allora la bassa. Per i device veri ci sarà una maniera standard per dire, cioè c'è un comando che date al device e dite di risposta acknowledge, e quello dice ok, ho capito e abbasso la linea. Oppure per alcuni device, se gli date un altro comando, il fatto che gli diate un altro comando dice ok, se me ne dà uno nuovo vuol dire che ha capito che il vecchio è finito e abbassa l'interrupt. Mentre invece per gli interrupt software divisione per zero, come fate a dire ho capito? Si abbassano a mano i bit relativi. Errore di coprocessore e così via. Questo è l'exception code, quindi se è 0 vuol dire che è un interview device, se no c'è un problema della TLB, c'è un problema di indirizzo, un bus error, ecco, se avete uno di tipo 8 vuol dire che è una syscall. Di tipo 9 che è stato inserito un breakpoint, di tipo 11, ecco, quando tentate di fare un'operazione di virgola mobile vi arriva una trap di tipo 11 che dice coprocessor exception, arithmetic overflow, che tutti gli errori aritmetico-logici, bad page e page miss. Allora, gestione delle eccezioni, ne avete di 4 tipi: program trap, cioè errori,
system call che vengono verificate breakpoint, ma voi interesserà la system call, gestione della TLB e interrupt. Program trap, errore di indirizzo, bus error, istruzione riservata, questo vi viene elevato tutte le volte che fate un'istruzione riservata al kernel mode e provate a farla da user mode. Ok, system call breakpoint prende quei due tipi di eccezione. TLB, TLB modification, invalid, back page table o PT, manca l'elemento. E interrupt sono gli interrupt dei device. Quindi quello che vi dicevo, quando arriva un interrupt, che cosa fa la macchina? La macchina prende, è una macchina RISC, e quindi vi ricordate quando abbiamo messo gli interrupt, che abbiamo detto ci sono i processori che sono, fanno il minimo delle cose necessarie e poi vi lasciano fare il resto, i processori molto simpatici che invece salvano tutto lo stato del processore in modo che semplificano la vita agli scrittori del sistema operativo. Mettetevi nei vostri panni, voi che cosa avreste fatto? MIPS è una macchina RISC e quindi salva il minimo, perché lo fa in hardware, non ha mica microcodice. Però bisognava semplificare la vita agli studenti che fanno un esercizio, non è che devono scrivere come un sistema operativo. Qual è stata la soluzione? Lasciamo che MIPS faccia MIPS e mettiamo delle routine nella ROM che fanno in modo che il processore più la ROM si comporti come quelli carini che vi salvano tutto. Ok? Però questo è l'hardware. L'hardware cosa fa? Salva in IPC e C il valore del program count quando è venuto l'interrupt. Accende il bit BD se required, non mi ricordo che cos'è il bit BD, adesso è vuoto. Poi setta la causa dell'eccezione, setta la causa dell'eccezione e poi fa quella, vedete quel passaggio tipo stack dei bit della memoria virtuale kernel mode. Sì, BD serve per vedere se l'eccezione è avvenuta durante delle slot, perché allora vuol dire che quell'istruzione va rifatta anche se non era nel cammino corretto. Deve ricreare la situazione al momento perché dopo il salto c'è ancora un'istruzione. Altre cose, se un altro server accende quello, se un coprocessore inusabile mette il numero del coprocessore inusabile, se un interrupt mette la causa nel registro opportuno, quindi per andare a trovare qual è il device che l'ha creato. Lo rivedremo, però ricordatevi che non c'è una linea, anche tutte le macchine, non c'è una linea di interrupt per ogni device. Ci sono più device che condividono la stessa linea di interrupt. In particolare nella nostra macchina
tutti i dischi hanno una linea di interrupt, tutti i terminali hanno una linea di interrupt, quindi quando avviene l'interrupt, voi sapete che vi arriva l'interrupt da un disco. Per sapere quale fra i dischi vi ha mandato l'interrupt, dovete andare a vedere chi l'ha causato. E per il TLB dice l'indirizzo e qual è il segmento e qual è la page number. Dopo aver fatto questo, l'indirizzo viene ci sono in realtà due vettori di interrupt a seconda del valore del DEV. Se è settato quello dell'indirizzo, se no è quell'altro. Dopo vediamo perché. È tutto fatto in maniera atomica. La ROM vi dà una mano, nel senso che in realtà gli interrupt e le track hardware vengono prese a gestione dalla ROM. La ROM provvede a fare il salvataggio dell'intero stato e il caricamento di un nuovo stato. Quindi per ogni tipo, abbiamo visto che abbiamo quattro tipi di interrupt. Abbiamo program trap, system call, trap di memoria e interrupt. Quindi la ROM vi dà questa astrazione. Voi in memoria mettete per ogni... avete per ognuna di queste quattro categorie avete una coppia di stati, dove stato è una struttura che contiene lo stato di tutti i processori lo stato di tutti i registri del processore, ero già nel multiprocessore ma è diverso, tutti i registri del processore e compresi i registri diciamo speciali. Sono a coppie perché quando avviene l'interrupt o la trap di quel tipo, lo stato attuale completo viene caricato, viene salvato in quella che viene chiamata l'area old. Quindi la fotografia ve la trovate nell'area old e quella che è l'area new viene caricata in memoria e diventa quella corrente. Quindi la ROM fa questo piacere, cioè invece che stare a gestire tutte queste cose, voi avete una coppia di stati. Voi prima all'atto del boot avete messo nell'area new uno stato completo con program count, il valore dei registri che volete che diventi reale, diventi effettivo quando succede quel tipo di trap. L'area old l'avete lasciata vuota. Avviene quel tipo di trap o di interrupt, lo stato viene salvato in old, quello che avevate messo in new diventa lo stato corrente. Ok? Quindi vi ritrovate con lo stack pointer al punto giusto, il program counter al punto giusto. In più vedrete, vi vengono date due routine della ROM per salvare lo stato e per caricare lo stato. Se voi avete uno stato del processore tipo quello vecchio e fate carica lo stato, voi fate ripartire il processo dal punto in cui era, perché è ricaricato lo stato. Ok? Cosa contiene lo stato? La roba per la memoria,
l'acid sarebbe la, il contesto di memoria, lo userete solo come memoria virtuale. La causa, lo stato, il program counter vecchio e nuovo e i 29 registri generali. Lascia fuori solo nel salvataggio il registro 0, che tanto è 0, e K1 e K2 che tanto usa lui. Come è fatta la memoria? La visione fisica della memoria è fatta così. Dall'indirizzo base all'indirizzo quello lì, cioè sarebbe mezzo giga, in quella zona sono mappati i device register e sono è mappata la ROM del sistema. Quindi in quella parte, dopo andremo a vedere, aprire la scatoletta e vedere dove, però adesso a grandi linee quella è la parte dove stanno sia device register sia sta la ROM. All'indirizzo mezzo giga è installata la RAM, quindi potete in questa macchina avere fino a 3,5 GB di RAM installata. È ovvio che se se installate più, adesso nell'emulatore voi avete una, un valore che potete cambiare e dire voglio provare a far funzionare questo sistema operativo con una macchina con 8 RAM. Quello che sarebbe in una macchina reale quando andate ad aggiungere un altro banco di DIM, RIM, qualsiasi cosa che finisca per IMM, ormai è così. Una fra le cose che dovete fare quando fate boot è scoprire quanta memoria avete, perché il sistema operativo lo deve sapere per allocare la memoria che ha e non quella che non ha. Tipicamente non funziona quando tentate di usare la memoria che non c'è. Non è il secondo basso a destra e poi dritto fino al mattino la RAM che non c'è. Ok, è l'ora, non preoccupatevi. E come si fa? Quando parte il sistema, lo stack, quando fa boot il sistema, lo stack viene posto in fondo alla memoria e cresce in maniera a ritroso, esattamente come nello spazio virtuale fa per i processi. Allora andate a vedere qual è il valore dello stack pointer alla partenza, la arrotondate alla pagina intera e sapete quanto è ampia la vostra memoria. Ok? Ah, importante, sono andato avanti troppo in fretta. Comunque non me la torretta, me la torniamo indietro e ricarichiamo la pagina. A sinistra è in kernel mode. Se voi siete in user mode, poi ovviamente la NMU vi proteggerà anche con la tabella delle pagine, e quindi facendo in modo che non possano essere generati indirizzi della parte bassa. Però se accidentalmente venissero generati indirizzi della parte bassa di memoria dove sta la ROM e dove soprattutto stanno i device register, lo stesso vi viene generato un address error, perché in modalità user l'utente non può andare a toccare i device register, cioè non può andare ad accedere in modalità diretta ai device. Ed ecco aperta la scatola del primo mezzo gigabyte.
all'indirizzo 0 c'è la ROM, all'indirizzo 256k stanno i device register, all'indirizzo 1fc0 e 4 zeri, vi ricordate che era quell'indirizzo dove era il program counter alla partenza? Ecco lì c'è la ROM di Bootstrap. Quindi è previsto che nell'architettura ci siano due ROM, una che è quello che noi chiameremo nei PC il BIOS, con le routine che servono a disposizione, e l'altro che è il codice per partire. Noi ve le diamo già fatte, però in passato abbiamo avuto anche dei gruppi a cui non piacevano e se le sono scritte, non c'è nulla di nascosto. Se qualcuno vuole mettere, in particolare a un gruppo a cui non piaceva il nostro algoritmo per riempire la TLB, ne aveva uno più efficiente, se l'ha riscritto, è un file che viene caricato alla partenza, si ricarica e potete mettere la ROM a vostro piacere. Non siamo come quei produttori di portatili ARM che non mi dicono come sono fatti, come è fatto il bootloader, no? Ogni riferimento è puramente voluto. Le routine della ROM sono delle routine come tutte le altre. Avete in mente, quando chiamate una funzione ci vuole uno stack dove mettere le variabili locali. E ora non è che possiamo mettere lo stack nella ROM, non funziona. Bisogna poter scrivere la roba. E allora la prima pagina di RAM, infatti vedete che è da mezzo giga a mezzo giga e una pagina. Meno un byte, 0FFF vuol dire questa ROM è lunga 4095 byte. C'è una pagina di memoria riservata per l'uso della ROM. Cosa sta dentro questa pagina? Ci sta la ci stanno gli interrupt vectors e ci stanno gli entry point, gli indirizzi delle tabelle dei segmenti. E vedete alla fine della prima pagina che cresce a ritroso c'è lo stack delle routine della ROM. Ed ecco, stiamo aprendo sempre di più la scatola, nella prima pagina di RAM, a partire dall'indirizzo mezzo giga e così via, ci stanno quelle copie che vi dicevo, la old area per gli interrupt, la new area per gli interrupt, la old area per la memoria, TLB, la new area per la TLB. Quindi voi quando fate boot dovete mettere nella new area di ogni tipo lo stato che volete che venga caricato se succede quella cosa. Quando arriva un errore di quel tipo che la ROM è in grado di gestire, fa lo scambio. Perché ho detto che la ROM non è capace di gestire? Perché ad esempio quando c'è solo il TLB refill, l'eccezione la prende la ROM, dice sono capace io, e quindi vi fa ripartire tutto senza che voi ne accorciate. Se invece è un page miss, quindi lui prova a fare il refill ma manca veramente la pagina, allora vi fa lo scambio e voi nel kernel dovete gestire opportunamente la cosa. Quando dovete uscire, fate return from exception e vedete vengono ripristinati gli stati precedenti.
State attenti, beware, guardate alla causa per vedere che cosa è successo, ricordatevi che quei tre bit sono stati spostati, quindi per vedere qual era lo stato al momento della chiamata dovete guardare quello a fianco, e ricordatevi che EPC punta all'indirizzo è l'indirizzo in cui è avvenuta la cosa. Infatti c'è una particolarità, se voi gestite una, che ne so, un errore di memoria, voglio caricare quel registro, quell'indirizzo in memoria, quella cella di memoria, da quell'indirizzo voglio caricare il valore in memoria. Succede un problema di memoria, che ne so, page fault, dovete fare quello che dovete fare e poi dovete rifare, mettete a posto la memoria e fate rifare l'istruzione, che a questo punto avrà successo. Se è un assistant call, sarà bene che voi vi preoccupiate prima di fare partire di spostare avanti il program counter di 4 byte, perché sennò quando ritornate torna all'indirizzo dove è venuta l'eccezione e dice: ma qui c'è un assistant call, e la torna a fare. Entrate in loop perché continua a chiamare l'assistant call. Ok. Da questo passiamo a questo. Uno dice: bella questa macchina, ma e poi come faccio a metterci dentro la roba? Intanto, quello è il sito su SourceForge che, dove potete prendere il sorgente, compilarlo. Per le distribuzioni più comuni ci sono anche dei pacchetti pronti. Debian, Ubuntu, Fedora, ci sono, volendo ci sono anche le versioni per installazioni non root. Cosa vi viene dato? C'è il MicroMPS che è il simulatore, l'emulatore perché è il simulatore. Un tool ELF tool MicroMPS che, dato un eseguibile quello del compilatore che è in formato ELF, crea i file che servono per fare per caricarlo sull'emulatore. Perché? Perché l'emulatore, proprio perché è un ambiente di sviluppo, vuole più informazioni. Per esempio vuole a parte caricare tutta la symbol table, perché durante l'esecuzione potete voler dire: mi fai vedere il valore della variabile x, e lui deve avere, sapere la corrispondenza fra x e l'indirizzo. Object jump serve per creare questi file, e poi mkdev serve per creare le immagini che devono essere usate per come device. Ad esempio, volete creare un disco, volete creare un nastro, li volete creare con dei contenuti, mkdev consente di costruire le immagini di disco, di nastro, che poi MicroMPS sarà in grado di usare. Nella nuova versione, che avrà una interfaccia
interfaccia CTK, molte di queste funzioni saranno a menu direttamente dall'interfaccia. Ok? Ci sono nella gerarchia alcuni test per farvi vedere come funziona. Ci deve essere una specie di hello world che servono una volta che avete installato o compilato per vedere che le funzionalità ci siano. Come vedete, non vi ho detto il compilatore. Il compilatore lo trovate direttamente nella vostra distribuzione e basta che carichiate i compilatori, le binutils che hanno suffisso MIPSEL. Se caricate MIPS avete quelli cross compilatori per il backend, quindi tanto tempo fa dicevo, se avete l'Apple Macintosh PowerPC dovete caricare MIPS, se avete invece un Intel dovete caricare MIPSEL. Adesso penso, chi è che non ha un Intel? Ok, caricate MIPSEL, lei non ha un Intel. No, si gratta la testa. Cosa? Non ha un Intel. Che processore ha? Un AMD è architettura Intel. AMD e Intel condividono lo stesso e quindi è un little N anche il suo. Ok, intendevo architetture differenti, ARM, Spark, Alpha, MIPS, altre. Comunque vi capiti nella vita di vedere tutti che si comportano in un certo modo. Il mio consiglio è, magari poi vi comporterete anche voi allo stesso modo, ma domandatevi se c'è un perché, se è giusto farlo o no. Quando le persone si comportano in mille modi diversi, le cose vanno, vuol dire che stanno andando nella maniera corretta. Quando le persone cominciano a fare tutte la stessa cosa, prima bisogna domandarsi se è normale fare anche noi la stessa cosa o no. Come quando ci sono delle elezioni, le famose elezioni bulgare, quando si vede che qualcuno ha il 150% di consenso, uno dice, ma è normale avere il 150% di consenso? Va bene. Allora, mi vengono dati dei file post.h, types.h, perché tutte quelle costanti che abbiamo visto, la partenza della RAM così, invece che starle a riscrivere voi, vi si dà un punto H dove sono già pronte. Così come vi ho detto che c'è la struttura dati stato del processore, quello che è nell'area old, la trovate già pronta. E poi trovate crtso.orgrti.o. Sono le start function. Avete in mente che vi ho detto che un main non parte ma c'è un guscio esterno che lo fa partire? Quelle sono le funzioni guscio da utilizzare. Il linker deve usare quelle funzioni e sono diverse a seconda se c'è il processo kernel o un processo utente. Poi ci saranno anche le mappe del linker e così via. Non si vede un tubo, questa è la vecchia interfaccia. Qui mi piacerebbe avere il bastone che ho nell'altra aula, ma forse se cerco qualcosa di più tecnologico per poter lavorare. Funziona.
Allora, lassù ci sono dei menu, qua c'è scritto exit, qui c'è scritto reset, qua c'è scritto una brutta parola, Windows, qua c'è scritto setup, ok? Qui vedete, e qua nell'esecuzione vedrete, cioè PC e prev PC, che sono le due istruzioni, quella in esecuzione e quella precedente, per, che sono in esecuzione. Questo è lo stato, no, lo stop. Qui avete tasti per fare single step, cioè esegui una sola istruzione. Qui potete cambiare il passo per dire quante istruzioni volete fare. Qui fate step, quindi potete fare l'improgrammato, vai avanti di 10, 100 istruzioni, poi fate step e lui fa 100 istruzioni e si ferma. Questo invece è il tasto run, questo è il tasto stop. Questo slider che vedete qua cambia la velocità di esecuzione, nel senso vi cambia la quantità di feedback che avete dall'esecuzione. Se lo mettete al massimo, quello rimane statico, e non appena si ferma per qualche motivo vi fa vedere in che stato è, quasi statico, qualcosina cambia. Invece se lo mettete dall'altro estremo, ogni istruzione vi aggiorna tutto lo stato dei registri, ma ovviamente l'emulazione va più piano perché vi deve far vedere ogni singola cosa nell'interfaccia grafica. Questi bottoni qua sono 5 in realtà, li potete accendere o spegnere per attivare o disattivare in blocco. Che cosa? Vado a memoria perché non. Qui sono sospetti, eccezione, l'ultimo è sicuramente TLB, poi gli altri non li vedo neanch'io. E il primo sarà breakpoint. Voi potete mettere all'interno del codice dei breakpoint, cioè dite alla macchina: avete visto nell'esecuzione precedente che si incasina quando fa una determinata azione, quella determinata azione viene fatta dalla funzione X. Allora voi dite: metto un breakpoint alla funzione X. Allora viene eseguito tutto velocemente, quando arriva a chiamare la funzione X si ferma, in modo che da quel punto in poi voi possiate andare passo passo a vedere quello che succede. Ora, volete tenere i breakpoint senza dovervi cancellare tutti e rimettere tutti, però volete fare una prova come funziona adesso, potete toccare quel bottone e ve li disattiva tutti, fate l'esecuzione e vedete come va, poi rimettete i bottoni e li riattiva tutti, così come exception. Se premete quel bottone, quando arriva un'eccezione si blocca, se non è premuto va avanti. Suspect: avete una variabile che ha un valore che non vi aspettate, allora la dichiarate sospetta. Tutte le volte che un'istruzione tenta di cambiarne il valore si blocca, e così vedete a che punto è che ha cambiato il valore. Poi uno è la TLB e l'altro non mi ricordo, perché non capisco che cos'è. Posso vederlo dal libro. Ah, sono la TLB che ha due bottoni,
Questo è per il TLB misso, TLB, errore di TLB in kernel mode e user mode. Questo è semplicemente un output, era troppo bello che funzionasse tutto. È semplicemente un output che serve per vedere se in questo momento la virtual memory è accesa o spenta. Quindi se è accesa, non mi capiterà fino a fase 3, ma se è accesa vuol dire che dovrete falso contatto delle batterie, vuol dire che dovrete andare a calcolare gli indirizzi per andare a trovare la variabile. Se invece è spento, l'indirizzo della variabile corrisponde all'indirizzo memoria. Poi qua trovate i registri, è scrollabile, tutti i 32 registri che valori hanno in questo momento, e di là vedete tutti i registri con processori, i registri speciali. Infatti vedrete da qualche parte che c'è TLB high, TLB low, timer e FC e così via. Sono tutti gli altri registri e valori che vi servono per capire in che stato è il sistema. Ok. Questo ve l'ho spiegato. Questa è la setup window. Anche questa cambierà con la nuova cosa. Avete i device, dice disco 0, disco 1, bla bla. Tape 0, tape 1, poi c'è, vedete, network 0, network 1, le varie interfacce, dice se sono attive o non sono attive, e se sono attive, ovviamente per i dischi vi dice il file corrispondente, che è l'immagine a quale fa riferimento l'emulatore. Poi dice dove andare a prendere il kernel, dove andare a prendere la boot ROM, l'altra ROM, e la symbol table. Qui mettete la quantità di RAM e qui mettete la velocità del processore. Voi non dite, ma perché la velocità? E in realtà non cambia la velocità di emulazione, non è che ve la rallentiamo o ve la velocizziamo, cambia il rapporto relativo fra il ciclo di istruzione e il tempo di imputato. Abbiamo calcolato qual è il tempo medio di un disco rispetto al tempo medio di un terminale. Se voi dite che la macchina invece di essere a 1 MHz va a 10 MHz, vuol dire che nel tempo di una se prima ci metteva n istruzioni, nel tempo della scrittura su un carattere, su una stampante, se voi non mettete 10 MHz ci mette 10N istruzioni prima di arrivarvi l'interrupt. Ok? Quindi cambiando quel parametro, il numero di istruzioni che passano fra quando chiedete l'input out e quando vi arriva. Nella emulazione è verosimile, cioè se avete un processore più veloce, la periferia ha un diciamo dei tempi abbastanza standard per accedere, ci mette, fa più istruzioni nel tempo in cui fa input out. È previsto da 1 a 99 MHz. Se ricordo bene, in questa interfaccia non è possibile dall'interfaccia aggiungere o togliere device, ma bisogna fare un file di configurazioni.
nella menu Windows c'è la symbol table per far vedere per ogni variabile del vostro programma, globale ovviamente, le automatiche stanno sullo specchio, a che indirizzo è. C'è un memory browser che vi può far vedere il contenuto della memoria, potete settare breakpoint e variabili sospette, quindi voi potete a un certo punto dell'esecuzione andare a prendere un pezzo della memoria e andare a vedere qual è il valore. Potete guardare il contenuto del TLB, potete guardare lo stato dei terminali, lo stato dei device, quindi avete un disco, aprite quella finestra e vedete se il disco in questo momento è idle, ha un'operazione in sospeso, quale operazione sta facendo. Separatamente ci sono le finestre relative ai terminali dove avete veramente il box del terminale e dove potete scrivere per dare l'input del terminale. Questo, la vecchia versione, ha proprio una, è più una chiave scrivente che un terminale. Voi avete l'output che è in una finestra e sotto c'è una riga dove potete mettere l'input e c'è un bottone per dire vai. Quello nuovo avrà invece l'unica finestra su cui potete scrivere e quando date il return mandate l'intero, ok, come fa un terminale. È un terminale a riga carattere. Non siamo stati, ne abbiamo parlato l'altro giorno, ma è inutile mettere tutta la gestione del movimento sullo schermo per fare, che ne so, cose alla VI, che dove posizionate il cursore da una parte all'altra dello schermo. È al di là degli scopi dell'esercizio. Questa è la simple table, adesso non si vede un tubo, ma l'idea è nome della variabile, indirizzo da A, perché una variabile può anche essere un vettore. Questi sono gli elementi della TLB, questi sono i vari device status, vedete tutti i device in che stato sono. Questo è un terminale, su c'è scritto lo stato. Qua c'è la finestra, c'è un bottone input se volete dare input. Memory browser, qui ci sono breakpoint, sospetti, trace range, cioè qui scrivete il range che volete tracciato e i valori che indicate, dei range qua indicati compaiono nel finestrone sotto. Gli dite, voglio dall'indirizzo 100 all'indirizzo 200 e sotto vedete la mappa dell'indirizzo 100 all'indirizzo 200. Più roba mettete tracciata, più lentamente va la macchina. Perché vuol dire che ogni pezzo spinto deve andare a vedere se deve aggiornare. Breakpoint è una posizione nel codice, potete metterlo come simbolo o simbolo più offset. È scomodo calcolarsi, i simboli che vede il linker sono le funzioni, quindi se voi mettete come breakpoint la funzione è l'entry point della funzione. Quindi quando viene richiamata quella funzione si ferma. Voi potreste calcolare, guardandola sempre, ogni istruzione su 4 byte, andare avanti e dire voglio prima del loop che si fermi, quindi calcolate funzione più n. Non si fa mai perché è scomodissimo. Nel caso che abbiate un punto nel codice in cui in una funzione volete fermarvi a metà della funzione, il mio consiglio è fatevi una funzione che non fa niente
editate il vostro codice, richiamate la vostra funzione che non fa niente nel, momento, nel punto in cui volete fermarvi, e poi mettete il breakpoint alla funzione che non fa niente. Cioè usate questo salto alla funzione ritorno come il punto di fermo. Area sospetto può essere un sospetto di tipo read o un sospetto di tipo write, quindi potete chiedere se anche la lettura dia sospetto alla scrittura. Il più comodo è quello scrittura. Range tracciati e gli indirizzi possono essere fisici o virtuali. Solo i fisici vengono tracciati, quindi dovete casomai ricalcolare. Come si inserisce un sospetto? Vabbè, questo lo vedremo anche alla luce della nuova macchina. Ok, qua per oggi mi fermo, ci rivediamo domattina con gli esercizi. Mi è stato chiesto quando finiscono le lezioni. Le lezioni finiscono direi il giorno 16 per noi, perché il 15 c'è la prova. Un po' mi dispiace, perché di solito io direi di fare così: il 15 facciamo la prova, il 16 vi faccio la correzione della prova. Ovviamente non riesco a farvi la valutazione in una notte, perché tra l'altro il 15 me la consegnerete ora alle 6 e mezza di sera, il 16 alle 8 e mezza del mattino, cioè dovrei neanche, non so neanche se ce la potrei fare a star su tutta notte a correggere i vostri lavorati. A questo punto non so cosa fare, ditemi voi. Un modo potrebbe essere, a me fa piacere che anche per questioni di correttezza, che voi prendiate visione dei compiti dopo che sono stati corretti, perché possiate imparare dagli errori che avete fatto. Anzi, è maggiormente richiesto dal mio punto di vista per chi ha sbagliato, ha avuto un voto insufficiente o basso nella prova parziale, che prenda parte alla seduta di valutazione, la seduta in cui darò i compiti e ognuno potrà guardare. Notate due cose: può capitare, e è capitato, non c'è nulla di male, che io non abbia visto per esempio un esercizio perché l'avete messo nell'angolino sotto uno scarabocchio, e quindi voi avete svolto un esercizio e non ho visto che era stato svolto. Nel qual caso ovviamente me lo fate notare, viene rivista la valutazione sulla base dell'esercizio in più che non era stato visto. Ancora un secondo, per cortesia. Può capitare che vi abbia corretto una cosa, io ho seguito il vostro algoritmo, secondo me c'era una cosa che funzionava in un certo modo, ma non ho visto che in realtà c'era un altro funzionamento che non avevo notato, e questo può capitare, e in questi casi viene preso in considerazione anche il cambiamento della valutazione. Nel caso in cui invece voi abbiate da ridire su quanti punti vale quel dato errore, potete fare a meno di fare l'obiezione, su quello non si discute, sono io a decidere qual è la valutazione data a un certo tipo di errore. È uguale per tutti, questo ve lo assicuro, perché io prendo i compiti, li correggo, codifico il tipo di errore, poi ho un foglio elettronico che mi associa a ogni tipo di errore che punteggio. A quel punto quello non si discute, ok? Volevo dirvi ancora una cosa su questo. Questa è la valutazione, la correzione. Oh, ho detto, devo dire anche che, ma mi sfugge. Niente, non mi viene, ci ripenso stanotte e ve lo dico domattina.